Finora Gesù è stato in relazione con persone. Nel sesto capitolo annuncia il suo segreto, il desiderio che ha di vivere in ognuno di noi attraverso il suo corpo e il suo sangue. L'abbiamo sentito anche gridare durante la festa delle capanne: chi ha sete venga a me e beva. Oggi vediamo il seguito. Probabilmente siamo ancora durante la festa delle capanne. E Gesù si sta per rivelare come il buon pastore. In realtà il termine buono non è del tutto esatto. In greco c'è kalos, cioè il pastore, bello. Ma forse la migliore traduzione sarebbe il vero pastore. Gesù si sta per rivelare come il pastore del gregge. Si rivela con molta tenerezza, una tenerezza straordinaria. Lungo tutto il Primo Testamento, Dio è il pastore del suo popolo. In Isaia 40 si parla del messaggero che avrà parole forti. Ecco il tuo Dio, viene come un pastore che porta sul petto gli agnellini. Gesù è il vero pastore perché è l'agnello del Padre. Per essere veramente colui che sa orientare e comandare, bisogna saper ubbidire. Per questo Gesù è insieme il figlio diletto e colui che orienta tutto il popolo. Costruirà un popolo, e questo popolo è la Chiesa. E ad un certo punto Gesù dirà: io sono il vero pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore mi conoscono. Come il Padre conosce me e io conosco il Padre, io do la vita per le mie pecore. C'è una sorta di tenerezza, di ascolto, e scopriremo qualcosa di molto particolare. In questo popolo, in questo gregge, il pastore ha una relazione individuale con ognuno. Tutto il mistero di Gesù come pastore era già scritto in Ezechiele. Vedremo come in Ezechiele Dio, attraverso il profeta Ezechiele, condanna con forza i cattivi pastori e dice qualcosa di particolare sul ruolo specifico del pastore. Il vero pastore si occupa dei piccoli. Ed ecco quello che dice Ezechiele in nome di Dio: sono io che farò pascolare le mie pecore, e sono io che le farò riposare, oracolo del Signore Dio. Andrò a cercare quella che si è perduta, ricondurrò quella smarrita, renderò le forze a quella che è ferita, curerò quella che è malata.
Il primo ruolo di un pastore è di vegliare sui piccoli, di vigilare sui più poveri. In fondo, in un pastore si ritrova qualcosa di una madre. Forse perché ognuno di noi ha scoperto l'autorità attraverso la mamma, attraverso il papà. E una mamma è un po' una pastorella che ama il più piccolo. E cosa dice una mamma al piccolo? Ti voglio bene, sono in comunione con te. Veglia sul piccolo con tutte le sue fragilità e povertà. Gesù ci spiega cosa sia un vero pastore. Ci dà degli elementi molto importanti. E tutto ciò che Gesù dirà sul pastore si applica a tutti noi, a me, a ogni mamma, a ogni papà, a ogni prete, a ogni pastore, a chiunque sia responsabile di altre persone. Innanzitutto, Gesù dice che il vero pastore ha un mandato. Non salta il muro, entra dalla porta. Ha un mandato. Ogni pastore deve avere un mandato. Deve essere chiaro, responsabile. Allora Gesù ci mostra la cosa più importante. Lui conosce ogni pecora per nome. E nella Bibbia, questo, il nome, è una cosa molto importante. Conosce ognuno, è in comunione con ognuno. Cos'è questa comunione con ogni pecora? Innanzitutto vuol dire che la ama. Ecco cos'è un pastore. Ama il popolo, il gregge, ma ama ognuno singolarmente e conosce ciascuno per nome. E conoscere qualcuno per nome significa conoscere i suoi doni, la sua missione, le sue fragilità, forse anche la sua storia, perché ognuno di noi ha una storia bella e fragile insieme, una storia lungo la quale siamo stati feriti. Ma al cuore della relazione fra pastore e pecora c'è una relazione di fiducia. Che cosa vuole il pastore? Che cosa vogliono una mamma o un papà? Essenzialmente, aiutare ciascuno a diventare se stesso. Rispettare ogni figlio, rispettare la sua vocazione, la sua missione. Il pericolo dei genitori talvolta è quello di possedere, di volere che i figli diventino, non dico qualcosa dei genitori, ma almeno che abbiano la stessa visione dei genitori. Bisogna che tu abbia successo perché bisogna che i miei figli abbiano successo. Allora ecco il pericolo che corrono sempre i genitori, voler possedere, controllare. Forse a volte i papà rischiano di fuggire, di non essere abbastanza presenti, perché un pastore, soprattutto quando si è piccoli, deve essere molto, molto presente. Allora la questione è di saper risvegliare la coscienza del bambino, di aiutarlo a scoprire chi è lui. Ho vissuto in prima persona, nella mia vita, un evento molto profondo. Avevo 13 anni, ero in Canada, e dentro di me è successo qualcosa. Volevo entrare nella Marina di guerra. Siamo nel 1942, e una nave su 5 nell'Atlantico viene affondata dai sottomarini tedeschi.
Sono andato a trovare mio padre e gli ho detto: voglio entrare nella marina di guerra. Mi ha fatto qualche domanda. Ha cercato di dissuadermi. Io gli dicevo di no. E mi ricorderò sempre quello che papà mi ha detto allora: mi fido di te. Se vuoi farlo, devi farlo. Forse è soltanto un bel po' di tempo dopo che ho capito che quella è stata la mia iniziazione di adulto. Potevo lasciare la famiglia, andarmene da solo in un'accademia per futuri ufficiali. E papà mi ha detto: mi fido di te. Allora potevo avere fiducia in me stesso, nelle mie intuizioni, nei miei desideri. E credo che questo mi abbia aiutato ad avere fiducia negli altri. Sapete che quando il sole compare, i fiori si girano verso la luce. Anche un bambino piccolo è attratto dalla luce. Parlo della luce della verità, della luce della giustizia, della luce dell'amore. Un bambino sa bene quando le cose non sono giuste. Certo, bisogna far vedere che ci sono delle leggi. Sono strutture indispensabili per il bambino. Ma la cosa più importante è che il bambino abbia fiducia in se stesso. Si fidi di quanto c'è in lui di più intimo, la sua coscienza e il desiderio di avanzare. In questo capitolo Gesù continua: le sue pecore ascoltano la sua voce. Allora le chiama fuori e le conduce. E naturalmente il buon pastore conduce il gregge grande che è la Chiesa. E conduce ognuno personalmente. E dove li conduce? Sempre verso il Padre. Ma direi anche che in una visione dell'umanità oggi, Gesù conduce ognuno perché dovunque si trovi possa continuare il messaggio essenziale di Gesù. Quello di annunciare la buona novella ai poveri. E questo non vuol dire solo dire al povero: sei amato da Dio, ma anche io ti amo, in nome di Gesù, e mi impegno al tuo fianco. Allora, genitori, preti, quali sono i pericoli e qual è il miglior modo di educare? Il primo modo, direi l'unico modo, è l'esempio. Per aiutare un bambino a diventare se stesso, occorre che i genitori siano loro stessi. Per aiutare un bambino a conoscere Dio, occorre che i genitori conoscano Dio. Se deve creare un ambiente, una comunità in cui ci si ama, in cui c'è amore degli uni verso gli altri, attraverso la comunità familiare, attraverso l'amore dei congiunti tra loro, l'amore tra persone di una comunità, l'amore tra preti. E amore significa riconoscere che l'altro è diverso. L'altro può darmi fastidio.
È chiaro che nella vita comunitaria o familiare ci si può dare fastidio, ma la cosa più importante è che dietro il fastidio c'è la persona. E in questo bisogna essere creativi, perché un bambino cresce nell'amore di Gesù quando l'amore di Gesù lo scopre attorno a sé. Ma esiste una cosa particolare, il pericolo dei doppi messaggi. Vi porto un esempio di doppio messaggio. Dovevo fare domande ad alcuni giovani che erano passati dalla droga in Quebec. C'erano 4 o 5 giovani tra i 16 e i 18 anni e gli ho chiesto: che cosa avevano vissuto con la droga? Che cosa ci trovavano di buono, eccetera? Poi ho chiesto: qual era la reazione dei vostri genitori quando usavate la droga? E quasi tutti hanno detto: si arrabbiavano moltissimo. Allora ho detto: qual era la vostra reazione di fronte alla rabbia dei vostri genitori? Uno mi ha guardato e mi ha detto: ma signore, mio padre era un alcolista. Sottinteso, con che diritto poteva dirmi di non drogarmi mentre era lui stesso alcolista? Se quel papà avesse detto: non fare come me, figlio mio, vedi, sono un alcolista, ho fatto soffrire tua madre e i miei figli, non fare le stupidaggini che ho fatto io, ti consiglio di smettere. Questo non è un doppio messaggio, questo è vero. E l'educazione, l'esempio, devono far vedere chi sono. Devo mostrare che ho fede, e la fede è la fiducia nei momenti difficili. È facile avere fiducia quando tutto va bene, ma quando c'è la prova, la persecuzione, o quando ci sono difficoltà di relazione, la fiducia nella difficoltà trasmette la fede. E direi che un bambino coglie in fretta le difficoltà nascoste nei doppi messaggi. Un altro elemento necessario per essere un buon pastore è riconoscere le proprie debolezze, riconoscere quando si fanno degli errori. A volte i genitori, i maestri, i preti, tutti noi che abbiamo delle responsabilità per molti motivi, ignoriamo una persona, facciamo del male. Ci sono le ingiustizie. Occorre saper chiedere perdono. Perché quando nasce un bambino, il papà e la mamma per lui sono un po' Dio. L'esistenza viene da mamma e papà. La parola, il cibo. Il bambino cresce nell'ambiente formato da mamma e papà. Un bambino può identificare i genitori a Dio. Ma se i genitori fanno ingiustizie, accusano un bambino di aver fatto ciò che non ha fatto, non lo ascoltano, allora un bambino è ferito profondamente e può avvenire una rottura anche nella sua fede in Dio, quando sente che i genitori fanno cose che non sono giuste senza chiedere perdono per questo. Anch'io all'Arca a volte ho vissuto delle difficoltà serie. Quando ho lasciato la direzione della comunità, ho trascorso un anno nel foyer della Foresterie e lì c'era Lucien.
Lucien aveva una psicosi catatonica grave. Non poteva guardare negli occhi qualcuno, non parlava, non camminava. Aveva vissuto per 30 anni con la sua mamma, una donna eccezionale, che sapeva riconoscere ogni suo grido. La sua mamma si è ammalata. È dovuta andare all'ospedale. Hanno messo anche Lucien all'ospedale e ha cominciato ad avere angosce spaventose. E l'angoscia è una relazione spezzata. Urlava, urlava. Alla fine Lucien è arrivato nella nostra comunità e ho avuto il privilegio di vivere con lui. Vi confesso che quando urlava, e urlava a volte per 2 ore, risvegliava in me cose profonde. Direi che la sua angoscia risvegliava la mia. E vedevo nascere in me moti di rabbia che poteva diventare collera, che poteva diventare odio, violenza. Mi rendevo conto che ogni essere umano, ognuno di noi, è capace di fare del male e dovevo chiedere perdono. Non credo che Lucien capisse, ma quando diversi anni dopo Lucien è morto, mi ricordo che mi sono avvicinato al suo corpo morto e gli ho detto: perdonami, mi hai davvero insegnato qualcosa. Mi hai insegnato quello che sono e che devo lavorarci su. Bisogna che accettiamo che non siamo perfetti, per fortuna. Siamo esseri umani con le nostre fragilità e ciascuno di noi ha il suo segreto. E il pastore deve riconoscere il segreto ed anche riconoscere le proprie fragilità. Vorrei parlare di qualcuno che aveva un segreto. Si chiamava Claudia. Stava nella nostra comunità in Honduras, a Suyapa, vicino a Tegucigalpa. Era autistica. Le sue parole erano rarissime. Aveva una sorta di finezza, di delicatezza, di luce. E mi ricordo che un giorno ero seduto a tavola di fronte a lei e le ho detto in spagnolo: Claudia, perché sei così felice? E lei ha detto: Dio. Sapete, quando Claudia dice una parola, non bisogna fare un'altra domanda. Una parola per lei vuol dire essere chiacchierona. Allora sono andato da Nadine, che aveva fondato quella comunità, e le ho detto: hai sentito cosa ha detto Claudia? Mi ha detto di sì. Le ho chiesto: e come lo interpreti? Mi ha detto: è il suo segreto. Ognuno di noi ha un segreto nel suo essere profondo, unito a Dio, unito agli altri. E il buon pastore è chiamato ad avere un immenso rispetto per questo. Vorrei davvero terminare su questo punto. Per essere un buon pastore, siamo chiamati a diventare come Gesù. Come Gesù che è fonte di vita e ci chiama a diventare fonte. Come Gesù che è luce del mondo. Bisogna che noi discepoli diventiamo luce del mondo. E anche noi siamo chiamati a essere veri pastori, come Gesù, con tutta la tenerezza, la capacità di perdonare, la capacità di elevare. E per questo
Abbiamo bisogno dello Spirito Santo. Abbiamo bisogno che i nostri cuori di pietra siano cambiati in cuori di carne, ricevendo lo Spirito Santo per poter essere pastori come è pastore Gesù. E come vi dicevo, per essere un buon pastore occorre essere una buona pecora. Bisogna prima obbedire noi allo Spirito Santo, alla comunità in cui siamo, per poter aiutare gli altri a diventare pienamente loro stessi nella loro missione ecclesiale.